Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew. Io sono Roy Lovat e oggi siamo di nuovo alle prese con il tech test di Company of Heroes 3 e vediamo un po' oggi con chi andiamo a giocare. L'abbiamo visto praticamente tutto con gli italiani. Non so in che ordine preciso usciranno questi video, ma praticamente con gli italiani abbiamo già provato tutte le unità. Credo che manca solo il cannone, ma visto che questa prova termina lunedì, direi che è meglio provare qualche altra fazione. Allora, abbiamo provato gli inglesi con i paracadutisti. Proviamo gli americani, va? Vediamo un po' che c'hanno. Avio trasportata, Pathfinders, mitragliatrice paracadutata, unità di paracadutisti, poi questo tutto supporto. Qui che ci abbiamo? Il camion per le riparazioni. Riduce, no, questo riduce, sono tutti cose di supporto, a parte questo. M8 Scott SPG. Ah, figo. Praticamente mette in campo uno Sherman M4A3E8 più una squadra di fucilieri. Ok, ma Patton qui invece che c'ha? Calliope. Bello. Questo mi interessa particolarmente. Qui che c'abbiamo? Commando, figo pure questo. Ma scusa, domanda. Ah, perché lo Sherman sarà il carro base, ecco perché qui non c'è. Credo che oggi andremo con questi, perché voglio vedere i Commando e il Calliope sempre ad arrivarci. Vediamo un po', va. 3 contro 3. Allora, ingegneri, andate immediatamente a prendere la benzina. C'erano altri ingegneri, perché in realtà i ingegneri sono più potenti. Con la storia del lanciafiamme abbiamo visto che sono veramente, veramente potenti. Soprattutto alle fasi, durante le fasi iniziali, quando c'è un sacco di fanteria. Allora, quindi scegliamo questo. Yes. Già possiamo prendere il Weasel. Prendiamo lo Weasel. Weasel, ready to go, sir. Qui già c'è una stellina. Look sharp, fellas. Vai, Weasel. È tipo Brain Carrier, immagino. Eccolo. Ah, che carino! Ah, per favore. Ma che bellino. Salve. I potenti mezzi dell'esercito americano. Weasel. Dico. Ok. Tu che cosa puoi fare, praticamente? Puoi dare del supporto. Sì. Go, Weasel, go. Fanteria, sì, grazie. Ci serve il lanciafiamme, però, eh. Ah, ma questi... Ma che cacchio ho preso? Ma no, ma io questo volevo. Riflemen are ready. Uncle Sam sends his regards. No, io volevo... Dove stanno? Qua. Ho cliccato su questi? No. Ok, questi prendono i punti velocissimissimamente. Vieni qua.
Dobbiamo difendere sto punto, eh. Vai. Alright, 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 come on. Whistle. What's the mission? Double time, fellas. Where's our fucking support? Let's go, boys. Flares will light up the battlefield at your command. Ah, ma la lascia senza... yeah, bello, schifo. Allora, è un po', eh. Air support, ok. No, ecco, sì, la mitragliatrice. Oh, ci serve il lanciafiamme. Forza. Ah. Oh, la miseria. Hanno massacrati totalmente. Ok. Ok. Heavy machine gun has been requisitioned. Enemy activity near our munitions point. All right, man, stand by. Air support center's been upgraded. God damn it, rifles, ship those asses. Commander, we've lost a sector. Dove? Al centro, ma va, va bene. Deploying engineers now. Seizing location, reporting in. Il problema è che qui se ci tirano una granata, ciao. Sì, ho visto, ma... Enemy forces are converging on a fuel point. Ehi, quanta allegria, eh? We're up, boys. Voi rimanete lì? We've lost control of a sector. Engineers here, sir. Orders incoming! Prep your gear! Pull in, squad! Expecting a counterattack. Crowd sector, they know we want it. M1918 automatic rifles will be distributed imminently. Jerry's napping. Let's liberate that sector. Engineer, light it up! Grenade! Grab your kit, go! Che miseria. Veramente stanno a perdere tutto, stanno a perdere. No. One of our sectors is now in enemy hands. Engineers here. Cerchiamo di non farci attaccare alle spalle perché non è proprio il massimo.
Strafing Run. Potremmo fare Strafing Run. Ma questa qua non bombarda, vero? A Flare Barrage. E che fa? Ah, aumenta solo la precisione del... dei nostri alleati. Bah! Bah! Che schifezzilla! Un mortaio non sarebbe male, in realtà. Queste cosa sono? Cecchini. Lancia razzi. No, aspettiamo perché voglio questi. Quanto? Ah, pensavo 440 munizioni. Dicevo sì, ciao. Ce la faremo mai. Dai. 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 Ok, qua. Oh no, oh no. The enemy have taken territory from us. Launching fire. Oh goddammit! We just got ourselves a battle promotion. Beh, porca miseria. Meno male avevamo piazzato la mitragliatrice qua. Prende sto punto. Abbiamo visti? Fighissimi. Ah, possono diventare anche... lanciarazzi. Oh, arriva cosa? Arrivano cose lassù. Oh, strafing. Ah, grande, si è piazzato. Dai, dai, di nuovo. Azione. Lanciafiamme contro lanciafiamme, vai. We have infantry standing by, Commander. Ok. Prendiamolo un mortaio, va. Adesso cerchiamo di tenere le cose per fare il calliope, in realtà. Sa qua, dobbiamo scendere, servono un botto di punti, però. Dove stanno questi? Qua. Miseria. Allora, tu. Qua. Poi. Vai, bazooka, bazooka. We've lost our frontline engineers. A squad of infantry has been killed. E la miseria, già è morto anche tutta la fanteria, via ragazzi, via, perché sennò vi scannano. Vaffan bene. Possiamo costruire questo, no? Perché ci sei 54, dai, 55 di benzina, vai. Era questo. Porta il ferito, vai, dobbiamo riprendere questo punto perché sennò sono cavoli. Il problema è che... il problema è che questi qua non hanno le granate anticarro. Ok,
lost the territory sector. Rolls. Aye. Boys, follow me. Weapon crew. Cool, ready. Infantry, get to cover. Bring up target destroyed. Olle. Move it. Mortaio. Direct fire crew ready for the go. What's up? Oh, finally. A munitions point is being attacked. Show them how, boys. MG waiting on you. No, granata dove? Ok, si sono spostati, meno male. Lo so, bisogna riandare a prendere quel punto lì, perché sennò so cavoli. Il fatto è che non ci abbiamo niente. Take that damn ground! 30 cal ready! Guns, move out. Stay together. We're ready to make some progress. Let's advance. Engineers have been reinforced. Ready to get to it. Jerry's napping. Let's liberate that sector. Ready with the Azuga. E qualsiasi cosa, facciamo questo. We have infantry standing by, commander. We have 300 points. Confirm. Mamma mia, stiamo perdendo. 6 punti per la miseria, veramente troppo. Ok, non abbiamo proprio niente per fare un bel attacco. No. You have 3 command points available. Prendete sta roba. Crowds are pushing us back. We're down to 250. Order confirmed. Retreat. Round's ours. Ok. Preso? Sì. Vai. La miseria qua, sì. Che cavolo. Jeffy, light tank is accounted for. Ok, vai. Hit the darn enemy fighter. Keep firing. Don't stop. Enemy's got us.
Mamma mia! Porca miseria! Dai, anticarro qui. WSC is under fire. Two guys up front and center. Indirect fire crew ready for go. Pay attention. It's Amorous. Indirect fire crew. Wake up call. Small arm contact. Weapon crew taking losses. Lions are five. Infantry KIA. Mazza. Weapon support center is taking sustained damage. Don't get distracted. Concentrate. The men are panned out. Command points should be spent when possible. That's a go, boys! I want to watch your flag! Stiamo perdendo, ma proprio malissimo, eh? 100 points remain! We're cutting it close! Ready to deploy! Cover it! Shiny guns out! WSC is under fire! Oh, ha preso il Calliope lui. Anch'io voglio il Calliope. Only 75 points left for us. Here we go. Devi andare a prendere quel punto. Forza. SF commandos has taken to the field. Get the wounded out of there. Down to only 50 points. Dai, bloccate sto coso. All right, boys, advance and stay alert. Heads up, man. Orders coming down. Okay, hi, hi, hi. You men, get ready. Clear them out. Men are faltering. We're down to 25 points. They've got us pinned. Keep shooting. Massacralo. Ok, prendi sto punto. Call everyone back. We're down to 10 points. Ready with the knife. Oh, fuck me. They're taking pot shots at us. No, maledizione, adesso abbiamo preso il punto. Non abbiamo visto il Calliope, vabbè, abbiamo visto il Calliope dal nostro alleato. Ma non si può sempre vince. Ce l'avevamo fatta a prendere il punto. Vedremo un po' la prossima volta. Come sempre, qua sotto nei commenti potete lasciarmi le vostre impressioni e vi ricordo che potete mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!